i GIP nella struttura del nuovo codice è il motore del processo penale. Direi che è un po' l'unità centrale, perché ha una figura che riprende alcuni aspetti del vecchio giudice istruttore del codice che è ormai abrogato, e la parte principale è invece una struttura di procedimento accusatorio dove le parti, pubblico ministero e avvocato, sono considerate sullo stesso livello. La centralità della funzione del GIP, GUP, è legata al fatto che tutto il materiale che proviene dalla Procura della Repubblica viene vagliato dalla nostra sezione. La centralità di questa funzione è legata al fatto che, soprattutto per quanto riguarda i reati più gravi e che attengono a imputati e detenuti, i processi vengono decisi all'interno della sezione con il rito abbreviato o con i patteggiamenti, e si è calcolato che circa il 70% dei processi che provengono dalla Procura della Repubblica di Catania vengono decisi con il rito abbreviato o con i patteggiamenti. Positivo o negativo? Direi che è una cosa positiva, perché crea una enorme deflazione, però ci dà un lavoro immane che una sezione composta complessivamente da 18 giudici riesce a reggere con una certa fatica. Le faccio l'esempio di una collega che nell'arco di meno di un anno ha dovuto decidere 3 processi, uno con 62 abbreviati, un altro con 27 e un altro con 18. Quindi un lavoro, tra l'altro, per reati gravissimi con pene molto alte. Quindi un lavoro che richiede una costante presenza, un costante impegno e soprattutto veramente uno spirito di abnegazione fuori dal comune. Tant'è che riusciamo a reggere questo ritmo di lavoro, perché si tratta di 18 magistrati di altissima professionalità. Questo è grosso modo il sistema. Quanto è importante il rapporto tra, ovviamente, pubblici ministeri e GIP? Il rapporto col pubblico ministero è un rapporto che in questo momento definirei misto, perché siamo colleghi, in quanto anche il pubblico ministero è un giudice, è stato assunto con lo stesso sistema di reclutamento di tutti i magistrati, però è considerato, nell'ottica delle separazioni delle funzioni, delle separazioni delle carriere, è considerato una parte, come lo è l'avvocato. Per cui vi è una dialettica molto forte, molto serrata, e con un controllo notevole su quello che è la funzione, su quelle che sono le attività che svolge la Procura. E ovviamente nell'opinione pubblica la stampa si occupa spessissimo di quelle che sono le notizie di accoglimento delle richieste del PM, ma non vengono mai, diciamo, pubblicizzate, tra virgolette, quelle che sono invece i rigetti o le cose non accolte dalla Procura. Quindi vi è questa forte dialettica. Perché, però, secondo lei succede questo? Ma succede questo perché, secondo me, una visione un pochettino o sbagliata nei mezzi di informazione fa più notizia l'arresto che il non arresto. Poi devo dire che comunque i rapporti con la Procura sono estremamente positivi e costruttivi. La dialettica ci porta certo ad avere posizioni diverse, e non a caso, per esempio, diverse archiviazioni non vengono accolte e il GIP dispone la cosiddetta imputazione coattiva, cioè esercita l'azione penale quasi con un atto di coazione rivolto alla Procura della Repubblica. La potrei chiederle un'opinione, cioè un'opinione nel senso, insomma, questo reato di concorso esterno in associazione mafiosa esiste o no? Ma guarda, la ringrazio per questa domanda, perché indipendentemente dal caso concreto, che su cui no, non si può dire è giusto o non è giusto, è buono o non è buono, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è un reato che ormai costituisce legge vivente nell'ordinamento italiano, direi almeno 20 anni, a seguito di pronunce della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, della dottrina
della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ed è un reato che è stato fortemente elaborato attraverso la giurisprudenza. Ecco perché viene considerato una sorta di reato introdotto nell'ordinamento dalla giurisprudenza della Cassazione italiana. In realtà il reato si aggancia ad una disposizione di legge che sono nel codice penale sono chiarissime. Per far capire gli ascoltatori le faccio un esempio. Se io sono autore di una rapina in banca, la norma che mi punisce per la rapina è il 628 codice penale, che dice chi con violenza o minaccia si appropria della cosa mobile altrui è punito con la pena. Allora, per essere punito io devo andare con un fucile, con un coltello in banca, farmi dare i soldi e faccio la rapina. E questo è quello che mi descrive la norma incriminatrice. Ma il soggetto che mi aspetta fuori dalla strada in macchina, il cosiddetto palo, non commette la violenza o la minaccia e quindi non rientrerebbe nell'articolo 628. La norma che lo fa rientrare nel delitto di rapina è il 110 codice penale, cioè il concorso di persone nel reato. E quindi è vero che tu non hai usato violenza e non hai puntato la pistola, però siccome sapevi tutto quello che stava succedendo e tu contribuisci attraverso la guida dell'autovettura a portare via il soggetto che ha effettuato materialmente la rapina, ne rispondi al pari di loro. Ecco, questo per far capire. Nel concorso esterno, questo articolo 110 serve a punire quella fascia, quella zona grigia di soggetti che o fanno affari con la mafia o li fiancheggiano, li aiutano occasionalmente. E quindi è un delitto perfettamente ipotizzabile. La difficoltà è un'altra, la difficoltà è probatoria. Ecco perché a volte si crea questo grosso equivoco sulla norma se c'è o se non c'è. Direi che il delitto c'è, ma è difficile provarlo. E la difficoltà sta proprio nel trovare gli elementi che dimostrano questo concorso. È un po' uno screening della vita di un soggetto, di quello che ha fatto in tutto il suo operato, sia professionale sia personale, e la difficoltà sta proprio in questo. Allora io dico, bisogna avere un enorme rigore nella ricerca della prova e nell'interpretazione e nella valutazione della prova, ma non bisogna assolutamente ritenere che il reato non esista, sarebbe un negazionismo che travolgerebbe la giurisprudenza della Cassazione di merito degli ultimi 20 anni in tutta Italia, in tutta la Sicilia e in Catania in particolare. Ecco, sul caso Ciancio specificatamente c'è stata una sorta anche di spiegazione, cioè è stato spiegato che il lasso di tempo secondo cui appunto Ciancio avrebbe commesso quel reato era poi troppo lungo, perché erano 40-50 anni. Su questa cosa, sul tempo, sull'arco temporale, cioè ci può essere, non ci può essere, qual è l'interpretazione che lei dà? Ma guardi, sul caso concreto non posso assolutamente parlare, quindi non è questo. Infatti quando io chiarisco, ho fatto la dichiarazione alla stampa mediante la quale dicevo che si trattava di una come dire, una decisione unica e particolare, io mi sono attenuto a che cosa? Alla questione di diritto. Non posso entrare nel merito delle sentenze. Infatti l'Unione delle Camere Penali Italiane, che è insorta avverso questa mia dichiarazione, lo ha fatto secondo me indotto in errore, tant'è che nel comunicato si dice perché il giudice aveva assolto perché il fatto non sussiste. Se questa fosse stata la realtà avrebbero ragione, in realtà non è perché il fatto non sussiste, la formula era perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Significa come se non c'era la norma incriminatrice. Quindi, siccome era in una situazione eccezionale, io non amo molto fare dichiarazioni o fare grande pubblicità, però era un fatto eccezionale che arrivava a una settimana circa, 10 giorni, dall'arresto di due avvocati penalisti catanesi,
per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. E poi questa ordinanza è stata confermata dal Tribunale del Riesame, che ha disposto però gli arresti domiciliari al posto della custodia in carcere. Quindi nell'opinione pubblica si era creato un'enorme incertezza su cui bisognava, a parer mio, fare chiarezza, dicendo: guardate che c'è questa decisione, ma è una decisione che attualmente è unica e isolata nel panorama della giurisprudenza della sezione dei GIP di Catania, ma anche di tutto il sistema attualmente, quantomeno a livello siciliano e della Cassazione. Quindi era una precisazione in diritto, non lungi da me una critica alla collega, che ha assolutamente la totale indipendenza, si assume le responsabilità delle sue decisioni, ma è assolutamente libera di prendere qualunque tipo di decisione, però era una decisione che aveva una rilevanza enorme sotto il profilo del diritto e andava stigmatizzata quella della situazione, tant'è che adesso sarà la Cassazione, dopo che la Procura della Repubblica ha proposto ricorso verso questa decisione, a stabilire se questa decisione che dice che il reato non c'è è giusta o meno. Se la formula fosse stata "il fatto non sussiste", non avrei potuto dire mezza parola correttamente, perché le sentenze sono sacre nella loro giustezza o non giustezza e nessuno le può criticare, vanno eseguite. Però sul punto di diritto occorreva mettere un punto di chiarezza, anche perché io per 7 anni ho fatto il presidente del Tribunale di Sorveglianza a Trieste, e nelle strutture carcerarie, quando viene fuori qualche notizia rilevante su quelli che possono essere gli orientamenti della giurisprudenza, si creano dei rumor pericolosissimi, per cui bisognava far chiarezza per evitare che nelle strutture carcerarie chi si trova detenuto per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non pensi che di aver diritto alla scarcerazione, almeno fino a quando la giurisprudenza non cambia sul punto. Io so che non ama frequentare salotti o comunque la movida, però so anche che ama invece frequentare molto le scuole. E a proposito di questo discorso mi vorrei agganciare, cioè qual è la sensazione che prova comunque un'istituzione importante nel trasmettere ai giovani dei valori e anche il concetto di legge? L'andare nella scuola è come costruire una nuova casa della legalità dove questi ragazzi possono andare. Io mi ricordo in una conferenza fatta a Trieste, dove ovviamente il fenomeno mafioso non è ben recepito, per far capire che cos'era il fenomeno mafioso e qual è la pericolosità del negazionismo. Dico, dovete immaginare di vivere in una comunità dove ogni giorno cala su questa comunità un po' di polvere, un po' di terriccio molto sottile di cui non ci si rende conto, e ogni giorno ce n'è un po' di più. Dico, questa è la mafia che piano piano permea la vita, la vostra vita, le istituzioni, tutto quello che sta attorno a voi. Quando questo terriccio diventa più spesso e la gente comincia a dire: ma aspetta, io ho sta cosa addosso, troppo tardi, perché è come un cemento a presa rapida che blocca completamente tutto quello che ci sta di sotto e crea l'humus per l'inizio di una stagione pericolosissima e che è quella del controllo delinquenziale del territorio. Mi è venuta proprio adesso in mente una cosa, perché lei ha parlato di questo concetto molto importante, di questa polvere che arriva addosso, e in questi giorni ci sono state diverse polemiche per l'intervista fatta al figlio di Totorina. Secondo lei è giusto che il figlio di un mafioso venga sentito, cioè venga intervistato? Ma io considero un errore questa intervista. La considero un errore perché, come considero un errore il creare una sorta di epopea della mafia, una sorta di turismo nei luoghi della mafia. È un errore perché il fenomeno mafioso è un fenomeno negativo, è un fenomeno delinquenziale, per cui bisogna parlarne sapendo di che cosa si parla e nella giusta direzione, cioè un fenomeno negativo di carattere delinquenziale.
non è certamente un'epopea storica o sociale di grande rilievo. Per cui se si vuol fare un'intervista dove si stigmatizza la negatività del fenomeno, ben venga, ma se io faccio un'intervista dove alla fine il soggetto intervistato può dire quello che vuole e tra l'altro nel linguaggio mafioso certi avvertimenti avvengono anche con questi sistemi, non so nel caso di specie probabilmente no, però molti avvertenze avvengono con frasi più o meno criptiche che chi deve capire capisce. Ma io ripeto, per me l'errore è quello di creare una sorta di epopea di grande fenomeno che può creare e che può determinare delle situazioni di esempio negativo che qualcuno potrebbe anche considerare positivo, tra virgolette. E dico, siamo andati in qualche scuola in cui c'erano dei ragazzi che parlando fra di loro, qualcuno di questi ragazzini rivendicava che il padre era in 41 bis, e come dicendo guarda che io sono un importante perché c'ho un padre che è in 41 bis. La comunicazione poi diventa, cioè si trasforma, la comunicazione diventa un'arma a doppio taglio e diventa una sorta di come dire, di trasformare un fenomeno altamente negativo in un titolo di merito, e questo no, non credo che sia una cosa che si possa accettare, almeno dal mio punto di vista, come cittadino neanche, come magistrato assolutamente no, come cittadina altrettanto no. Si parla tanto in questi anni di cittadella giudiziaria, pare in via definitiva abbiano già deciso dove insomma dislocare con gli uffici, ma qual è la situazione attuale, o perlomeno viene percepita da voi? O... Ma da noi viene percepita fortemente perché non abbiamo lo spazio vitale per fare le udienze. Io, solo per fare un esempio, in 18 facciamo un'udienza settimanale più le straordinarie per i detenuti e spesso dobbiamo fare a prenotazione. Io tengo l'aula dalle 9 alle 11, un altro collega viene dalle 11 alle 14, eccetera. Lo spazio non c'è, materialmente lo spazio non c'è. E probabilmente il grosso errore è stato quello di accorpare tutte le sezioni distaccate dei tribunali nell'unica sede centrale senza che ci fosse un piano edilizio che lo precedesse. È chiaro che se io devo comprare mobili nuovi devo sapere dove metterli, se io questi mobili nuovi li compro e li metto direttamente assieme agli altri è chiaro che c'è una situazione di assoluto crisi. Ora la cittadella sembra che finalmente dovrebbe essere a Viale Africa e dovrebbero fare questi lavori. Purtroppo si tratta di vedere i tempi, perché se vengono fatti in un tempo ragionevole forse ancora si può resistere. Se cominciamo con tempi biblici, d'altra parte la cittadella giudiziaria se ne parla da tempo immemorabile, non si è mai arrivati a niente, per cui il comune o adesso il ministero ha in locazione diversi immobili, spendendo anche cifre considerevoli, probabilmente con queste stesse cifre si sarebbe già potuto costruire forse non una, ma almeno metà città giudiziaria, questo è sicuro.